La tovaglia, l'asino e il bastone. Fiaba classica dei fratelli Grimm. C'era una volta un sarto che aveva tre figli. Ci fu una grave carestia e il cibo scarseggiava. Così il maggiore dei fratelli disse al padre che sarebbe andato per il mondo in cerca di fortuna. Lungo la strada incontrò un omino di latta che gli propose di lavorare per lui. Si fece ben volere e quando finito il tirocinio dovette tornare a casa, l'omino gli regalò una tovaglia, di quelle che comunemente si trovano sui tavoli dell'osteria. Ma quando la si metteva sopra un tavolo e si diceva «apparecchiati», ecco apparire piatti, posate, vassoi, con lessi, arrosti, quanti ce ne potevano stare, e un bel bicchierone di vino rosso che scintillava. Il giovane apprendista pensò «oh, ne ho abbastanza per tutta la vita». Così ritornò dal padre. Ora avvenne che la sera, sulla strada del ritorno, giunse in una locanda, ove si trovava molta gente, che gli diede il benvenuto e lo invitò a sedersi a mangiare con loro. «No, no!» rispose il ragazzo, «sarete voi i miei ospiti!» Stese la tovaglia e disse «apparecchiati!» Ed eccola subito coperta di cibi squisiti e dal profumo stuzzicante. Tutti si cibarono a sazietà, ma l'oste pensò fra sé: un simile cuoco mi farebbe comodo per la mia locanda. Quando fu tardi, tutti andarono a dormire e anche il ragazzo si mise a letto, lasciando in un angolo la sua tovaglia magica. A mezzanotte in punto, l'oste si alzò, andò nel ripostiglio, prese una tovaglia identica nell'aspetto a quella del giovane e la sostituì. Il mattino dopo il giovane pagò il conto e se ne andò per la sua strada. A mezzogiorno arrivò dal suo padre, che si rallegrò di cuore quando lo vide. «Babbo», disse il ragazzo, «ho imparato a fare il falegname e ho trovato il modo di non patir più la fame». «Oh, ma che cos'è questa novità?» chiese il padre. «Babbo, ho portato una tovaglia, ma guardate bene che cosa posso fare». Sarto osservò bene e vide che era una tovaglia come tante altre, ma si mise in attesa. Quando tutti i parenti furono raccolti, il ragazzo mise la tovaglia sul tavolo in mezzo alla stanza e disse «apparecchiati», ma nulla apparve. Allora il giovane capì che la tovaglia gli era stata rubata, si vergognò di fare la figura del bugiardo e i parenti se ne tornarono a casa tutti delusi, senza aver mangiato né bevuto. Il secondo figlio andò anche lui in cerca di fortuna e imparò a fare il mugnaio. Finito il tirocinio, l'omino che l'aveva accolto gli disse: «Poiché ti sei comportato così bene, ti regalo un asino che non tira il carretto e non porta sacchi». «E a che serve allora?» domandò il giovane. «Sputa oro», disse il padrone. «Se lo metti su un panno e dici «bricle brit», sputa monete d'oro dal posto dove non batte mai il sole». Il giovane ringraziò il padrone e si mise in viaggio per tornare dal padre. E lungo la strada capitò nella stessa locanda dove era stato suo fratello. L'oste voleva prendergli l'asino, ma egli disse «no, lo porto io stesso nella stalla e lo leggo io, perché devo sapere dov'è». Dopo pranzo il giovane domandò «quanto vi devo?». «Un paio di monete d'oro», rispose l'oste. Il mugnaio frugò in tasca, ma non ne aveva più. Allora prese con sé la tovaglia e uscì. L'oste lo seguì piano piano e lo vide entrare nella stalla. Sbirciò da una fessura nella porta e vide il garzone stendere la tovaglia sotto l'asino, gridare «bricle brit!» e subito della bestia cadde una vera pioggia d'oro. «Capperi!» pensò l'oste. «Un simile borsellino non è male!» Il giovane pagò e andò a dormire. Ma durante la notte l'oste scese di nascosto, legò un altro asino al posto di quello magico
e portò questo in un'altra stalla. La mattina dopo, il mugnaio se ne andò con la bestia, pensando di condurre con sé il suo asino d'oro. A mezzogiorno giunse dal padre, che si rallegrò al vederlo e chiese: «Che cosa sei diventato, figlio mio?» «Un mugnaio, caro babbo», egli rispose. «Che cosa hai portato dal viaggio?» «Un asino, babbo, ma è un asino d'oro. Se gli dico bricle brit, riempie di oro un'intera tovaglia. Fate radunare tutti i parenti. Voglio renderli ricchi». Quando furono tutti riuniti, il mugnaio distese a terra la tovaglia più grande che c'era in casa. Poi andò a prendere l'asino e ve lo mise sopra. Ma quando gridò «bricle brit», pensando che le monete d'oro si sarebbero sparse per tutta la stanza, fu chiaro che la bestia non conosceva affatto quell'arte. Allora il ragazzo comprese di essere stato ingannato. Poi fu la volta del terzo fratello, che andò ad imparare il mestiere da un fabbro, e quando ebbe finito il tirocinio e dovette partire, il solito omino di ferro gli disse: «Poiché ti sei comportato così bene, ti regalerò un sacco e dentro c'è un randello». «Il sacco me lo metterò in spalla, ma che me ne faccio di un randello?» «Se qualcuno ti fa del male», rispose il padrone, «basta che tu dica randello fuori dal sacco, e il randello salta fuori e balla così allegramente sulla schiena della gente da farla stare 8 giorni a letto senza potersi muovere, e non la smette se tu non dici randello dentro al sacco». L'apprendista lo ringraziò, si mise il sacco in spalla e se qualcuno gli si avvicinava per aggredirlo gli diceva «randello fuori dal sacco», e subito il randello saltava fuori e lo spolverava sulla schiena. Verso sera anche il fabbro giunse nell'osteria dove erano stati derubati i suoi fratelli. Mise il sacco accanto a sé sul tavolo e incominciò a raccontare le meraviglie che a volte si incontrano in giro per il mondo, ma nulla a confronto del tesoro che egli si era guadagnato e che si trovava nel sacco. L'oste tese le orecchie e pensò: «Cosa potrà essere? Non c'è il 2 senza il 3, mi pare giusto avere anche questo». Il giovane si distese poi sulla panca e si mise il sacco sotto la testa come cuscino. Quando lo credette addormentato profondamente, l'oste gli si avvicinò e incominciò con gran cautela a tirare il sacco, cercando di toglierlo e di sostituirlo con un altro. Il fabbro lo stava aspettando e appena l'oste cercò di dare uno strattone vigoroso, gridò: «Randello, fuori dal sacco!» Subito il randello saltò fuori, addosso all'oste, e cominciò a suonargliele di santa ragione. L'oste gridava da far pietà, ma più gridava e più forte il randello lo batteva. Alla fine il fabbro disse: «Vuoi restituire la tovaglia magica e l'asino d'oro? Se non lo fai, ricomincia la danza». «Ah no!» esclamò l'oste. «Restituisco tutto volentieri, purché ricacciate nel sacco quel maledetto diavolo». Il giovane disse: «Per questa volta passi, ma guardati bene dal fare altri tiri mancini». Poi disse: «Randello, dentro al sacco!» E quello obbedì. Così il mattino dopo il giovane ritornò a casa dal padre con la tovaglia magica e l'asino d'oro. Il sarto fu felice di rivederlo e gli chiese: «Che cosa hai imparato?» «Babbo», rispose, «sono diventato fabbro». «Un bel mestiere», disse il padre. «E che cosa hai portato dal viaggio?» «Un randello nel sacco. Se dico randello fuori dal sacco, salta fuori e concia per le feste i malintenzionati. In questo modo ho potuto riprendere la tovaglia magica e l'asino d'oro. Fate venire i miei fratelli e tutti i parenti, voglio che mangino, bevano e si riempiano le tasche d'oro». Quando furono tutti riuniti, il fabbro stese un panno nella stanza, portò dentro l'asino e disse: «Adesso parlagli, caro fratello». Allora il mugnaio disse: «Bricle brit», e all'istante le monete d'oro
caddero tintinnando sul panno e la pioggia non cessò finché tutti i presenti non ebbero le tasche piene. Poi il fabbro andò a prendere la tovaglia e disse: «Adesso pagli tu, caro fratello». E il falegname disse: «Tovaglia, apparecchiati». E subito ecco l'apparecchiata abbondantemente fornita di piatti prelibati. Così i parenti mangiarono, bevvero e se ne andarono a casa tutti contenti. Il sarto invece visse in pace e felice per molti anni ancora con i suoi tre figli.